Tarlati è l'uomo che ha dato identità ad Arezzo. L'Arezzo medievale ha avuto la cinta di mura grazie a questo grande vescovo. Così l'arcivescovo Riccardo Fontana ha presentato in Palazzo Vescovile il restauro della Cappella Tarlati che si trova all'interno della Cattedrale di Arezzo. In stile gotico e di scuola senese, realizzata nel 1334, è dedicata a Ciuccio Tarlati, cugino di quella grande figura nella storia di Arezzo che fu Guido Tarlati, vescovo della città e signore di Bibbiena dal 1312. Un personaggio che ha fatto un enorme bene alla nostra Chiesa. Ha rimesso in ordine i monasteri, è lui che ha dato la possibilità a Monte Oliveto Maggiore di fondare i benedettini olivetani, ha fatto cose veramente molto spirituali. Purtroppo i nemici della Chiesa hanno messo sempre in risalto le azioni militari, ma ci andavano anche i papi a cavallo con la corazza in quegli anni là. Il dipinto che mostra la crocifissione all'interno della cappella è di un pittore anonimo. Ai lati della croce sono rappresentati da sinistra a destra San Michele Arcangelo, la Vergine Maria, San Giovanni e San Francesco. Nella parte inferiore dell'arco posta sopra l'affresco si vedono 5 figure di santi, al centro San Donato. L'intervento è stato interamente finanziato dal Rotary Club di Arezzo, dal Club Inner Wheel Arezzo CARF e dal Club Inner Wheel Arezzo Toscana Europea. Abbiamo unito un service culturale, un service alla nostra chiesa, che è il Duomo, è la nostra casa madre per tutti gli aretini, con la Madonna del Conforto, quindi è il posto più significativo di Arezzo. E abbiamo così anche mosso, per quello che è possibile per le nostre finanze, ma comunque che sono state significative, un po' di economia a livello locale, a livello della nostra cittadinanza. Devo dire che quest'anno è stato un anno molto difficile per tutti e ovviamente anche per i club, però posso ritenermi soddisfatta perché con il nostro club, appunto, delle Inner Wheel, abbiamo portato a termine molti service e tutti improntati per la nostra città. Questo ovviamente ne è la riprova di questo affresco, di questo restauro, dove, ringraziando ovviamente il dottor Lelli, che è il presidente del Rotary, e anche Alberto Papini, per averci voluto coinvolgere. E posso dire che una soddisfazione maggiore lo sarà anche dopo, nel magari apprezzare con più tranquillità, passando davanti a questo affresco, poter dire che comunque anche noi ci abbiamo messo un po' del nostro. E noi, diciamo, quest'anno purtroppo le raccolte sono state con le quote delle socie, perché altre attività non è stato possibile farle, però diciamo che come restauro siamo orgogliosi di averlo fatto, perché è un'opera importante dell'arte gotica. Ad occuparsi del recupero delle opere pittoriche la restauratrice Manola Bernini, mentre il restauratore del materiale lapideo è stato Sandro Ceccolini. Sono stati degli interventi precedenti e quindi ci sono state delle alterazioni delle cromie e delle stuccature in modo particolare, e lì è stato fatto un lavoro di riequilibratura di quello che sono le cromie e le stuccature. Il mio restauro comunque è stato principalmente conservativo, nel senso di mettere in sicurezza le parti che presentavano gravi problemi di adesione dell'intonaco. La seconda fase, quindi consolidamento del colore, stuccature, eccetera. La seconda fase è stata quella estetica, diciamo. Io, con un intervento di colori facilmente rimovibili con un acquarello, ho cercato di abbassare dei toni, velare, tutte cose che potevano disturbare alla visione della pittura, del disegno dell'opera. E quindi ricreare una migliore lettura cromatica di tutto l'insieme. Quindi è stata di due fasi, conservativa ed estetica.